benvenuti al Bourparler. Questa mattina siete voi che intervistate noi. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giacomo e lei è Arianna. Se vogliamo iniziare con le domande. Chi vuole iniziare? Allora, vieni. Qual è la musica che ti piace? Allora, mi piace la musica che mi trasmette emozioni, ma la musica è indifferente da quale sia, l'importante è che sia bella. Non esiste genere o. Io ho intervistato, vi racconto una cosa. Ho intervistato al telefono a un grande autore di testi che è Mogol. Ho fatto una puntata a lui per telefono. Lui mi ha detto una cosa tanto interessante, ovvero che non esiste genere nella musica, ma esiste qualità. E quella che io reputo, trovo bella, piacevole, che mi trasmette emozioni, è musica bella. E che ascolto. Prego. Quale dei posti che hai visitato ti è piaciuto di più e perché? Allora, mi è piaciuto
piaciuta tanto Londra. Sono stato 7 volte a Londra. Perché sia comoda di collegamento, perché comunque abbiamo il volo a 2 passi, sia perché è una New York europea definita. È una città che davvero ha tanti contenuti. A me piace il club. Grazie. Allora, diciamo che io a 9 anni già scrivevo racconti molto molto subiti, lo ammetto, perché a 9 anni non sai solo di quello che si parla, scrivevo storie di principi, principesse, favolette così. E, però ho continuato sempre e man mano mi sono, diciamo, evoluta un pochino. E non ho mai fatto leggere a nessuno quello che scrivevo fino a quando a 26 anni, più o meno, 27. Mi sono trovata senza lavoro e quindi non sapevo cosa fare, perché ero sempre abituata ad andare a lavorare tutte le mattine, quindi ero molto schematica. E allora ho pensato: qual è la cosa più bella che faccio, che mi piace fare? È scrivere. E allora ho iniziato a pubblicare i miei libri, a cercare nuove storie, eccetera. E da lì è iniziato, diciamo, il percorso vero, quello che si vede anche all'esterno. Se no, fin da quando avevo 9 anni non scrivevo cose pazze, da sempre, quindi più o meno quella l'età. Allora, durante l'assemblea della quale non abbiamo conosciuto, abbiamo capito che sei fidanzato. Ci vuoi parlare della relazione? Attenzione, attenzione. Allora, io sono fidanzato da 1 anno e poco più, qualche mese, con una ragazza che è diversa. Semplicemente diversa. Vi racconto una cosa. Allora, lei nella mia rubrica è definita come il problema. Io e colui che sta riprendendo, non la conosco, Alfonso, la chiamiamo il problema quando lei è tutto meno che un problema. È di un'energia positiva che è veramente superiore, e a me piace tantissimo questo. Io credo che nelle persone quello che sia fondamentale sia trovare la differenza, che è una cosa soggettiva. Per me è diverso, per me è. Questo è superiore e bello, molto bello. Allora, io ho una domanda per Arianna: che cosa ti ha spinto a accettare di scrivere il libro soggetto? La sua insistenza. No, non è vero. Quando me l'ha chiesto io non me l'aspettavo assolutamente. Me l'ha chiesto una sera a casa sua, mi ha detto: io ti devo fare una proposta. Poi quando lui ti dice: io ti devo fare una proposta, già preparati qualcosa di pazzesco. E mi ha chiesto di scrivere questo libro. Io all'inizio non sapevo se accettare, perché non ho mai scritto storie vere di altre persone, quindi era difficile farlo. Poi però mi sono detta che era anche un'occasione per cambiare, perché mi piace tanto cambiare anche le cose che scrivo, sperimentare cose nuove. Quindi lui si è reso disponibile, abbiamo fatto queste interviste la sera a casa sua e man mano è andata la storia. Poi, visto che andavo bene, andavo avanti e siamo andati avanti insieme. Questo è stato quello che mi ha spinto a andare avanti, insomma, il fatto che comunque abbiamo provato, sembrava andare bene, quindi abbiamo continuato. Grazie. Buongiorno, io ho una domanda a te, Giorgio. Volevo sapere quale anno di Foligno hanno maggiormente e se c'è anche un motivo. Angolo di Foligno preciso non c'è. C'è un posto che mi piace molto, che è Porta Romana. Questo sì, perché ci sono, a parte essere un connubio di vie, però è interessante, alle scale di Porta Romana, che sono, anche se un pochino
da larve interessanti. Come zona quella? Perché lei mi raccontava non solo quello che era successo a Giacomo, tutto quanto, ma quello che lei provava, era molto commovente, diciamo, la parte della sua storia. E la parte che mi è piaciuta di meno non lo so, però a volte con Giacomo dovevo tirarmi fuori le parole perché non mi raccontava quello che volevo io, quindi non c'è stata una parte che mi è piaciuta di meno, ma ti posso dire quella che mi è piaciuta di più sicuramente. E lo dico tutte le volte la mamma mi ringrazia perché sa che ci sono rimasta, insomma, legata. Allora, io ho una domanda di Giacomo. Qual è l'intervista che ti è piaciuta di fare? Allora, le interviste mi sono piaciute tutte. Quelle che ho fatto grosso modo, però personalmente è stata un bel momento quella che ho fatto a Di Gerardo, che ho registrato addirittura per tre quarti d'ora, però le interviste sono davvero tante, tante, tutte mi hanno dato qualcosa, nel poco o nel tanto. Quello sì. Ok, grazie. Prego. Allora, questa è una scelta che ho fatto io, ovvero quella di non pubblicare la prima puntata perché volevo rimanesse un ricordo del momento, 3 novembre 2010. Poi un'altra puntata è quella che ho fatto un mio amico che in anticipo mi ha chiesto non pubblicare la puntata, la facciamo con il pianoforte, però non la pubblichi. Io per discrezione non l'ho pubblicata. Poi ce n'è un'altra, sono 3, ovvero quella di mio nonno, che purtroppo da un anno a questa parte non c'è più, è deceduto. E in questa intervista mi parlava della Seconda Guerra Mondiale che ha vissuto come periodo. E lo tengo come ricordo. Tutto qua. Come è nata l'idea di far scrivere un libro? Lei o io? Come è nata appunto l'idea di far scrivere un libro? E perché ha scelto proprio lui? Bella domanda. Questa è la domandona. Io allora avevo piacere a raccontare la mia storia perché io ho tenuto nascosta la mia malattia per 9 anni, dal 2003 al 2012 nessuno sapeva, poi sono stato purtroppo costretto a dirlo. A me non mi piace raccontare cose personali come questa. E poi perché avevo Arianna con un buon rapporto di amicizia, mi fidavo della persona e così è andato. Grazie.
io intervisterei tante persone, delle leggende viventi, perché sono leggende viventi, sono Celentano, sono Vasco Rossi, perché io non credo che ci sia un artista italiano della sua potenza. Poi ce ne sarebbero davvero tantissime di persone. Ho intervistato recentemente Carla Verdone, che ho pubblicato per il mio compleanno, me la sono fatta come regalo di compleanno il 14 marzo, quindi pochi giorni fa, e ho pubblicato la sua intervista che ho fatto qui all'auditorium. Inizialmente è stato difficile, perché comunque le persone, io ho iniziato nel 2010, diciamo sono 7 anni di attivo nel mio canale. All'inizio le persone mi prendevano per scemo, talk show, ma che roba è? Cioè che fai? Quindi tante persone mi hanno detto no. E le cose che mi hanno detto le persone sono state di 3 tipi. Mi vergogno, che mi chiedi, e mi blocco di fronte alla telecamera. Poi è stato esattamente il contrario. Questi sono i due principali di cui
tengo stima e confronto assoluto. Le interviste del talk show, quando vengono registrate e pubblicate?
in quanto vengono registrate non ti posso dare una data precisa. Per capirci, venerdì scorso e sabato scorso, il giorno dopo, ho fatto due puntate. Ti racconto che da 5 anni interi, ovvero una volta a settimana di questi 5 anni, ho pubblicato una nuova puntata con una nuova persona. E il giorno in cui registro è variabile. Per capirci dovrei registrare anche domani e dopodomani, adesso vediamo, non so. Però comunque sia, sono 5 anni interi che pubblico una puntata nuova a settimana. Da parte gli extra come Verdone per il mio compleanno oppure Ralph anni fa per Natale. Questo. Ok, grazie.
Allora, vi faccio fare una micro risata. Alcuni anni fa, poco, ho intervistato una persona. Questa è Rocco Siffredi. Lo conoscete? Alla fine dell'intervista gli ho detto una definizione. Rocco? Grazie di essere venuto. Backstage, tanti, non pubblicati, che dico alle persone che devo prendere un buon caffè insieme a loro, e questo è fondamentale. Posso un'interruzione? Continuate a fare domande, se no dobbiamo incontrare il problema, eh? Vai. Thank you.
questa è difficile perché non ho tante. Il colmo per una disoccupata. Chiamarsi Assunta. Tuo film preferito? Vi faccio una domanda, siete giovani ma è importante. Avete mai pensato a quanto è bella la vita? La vita è meravigliosa, tanto, tanto. Non c'è qualcosa di paragonabile, troppo bella la vita è stupenda. E quando si passano momenti difficili, che tutti passano, in periodi variabili, fa parte del gioco. Momenti chiari, momenti scuri. Ma la vita è meravigliosa. Questa è una domanda infinita perché non mi piace lo studio.
però forse la materia che mi piaceva di più è quella dell'inglese. E magari quando, non so, l'hai portato a casa mai in molto poco? Sì. Nel senso, i tuoi genitori ti rimproverano, cioè tutto come reagivi? Non ho capito. Cioè magari quando i tuoi genitori ti rimproverano, tu come reagivi? Cioè non ti lasciano perdere, non dai importanza? Davo importanza, però sai, dipende che rimproverano. Dipende. Comunque non mi sono mai comportato da delinquente o male. Allora, la copertina è fatta da mia cugina Nara Tomassini, che fa delle opere molto interessanti, disegnata appunto da una foto che mi hanno fatto qualche anno fa e che ha riprodotto su un disegno. Attenzione, attenzione, arriva la donna della vita mia, mia madre. Ciao. Stavo per mandare i titoli di coda. Se volete fare qualche domanda alla mamma. Sono arrivata per questo io. Solo un po' di curiosità. Secondo me abbiamo finito. Grazie a tutti per le domande che ci avete fatto, se non avete altro da chiederci, oppure sì, non lo so. Ultimi 10 secondi di tempo per pensare, se c'è qualche domanda. Vai, 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 vai. Dai, dai, vieni, vieni. Voce. Beh, è stato molto forte, un momento fortissimo, però se lo avete conosciuto Giacomo avrete anche capito che la sua forza non è solo la sua, ma è anche per gli altri. Quindi a me ha aiutato tantissimo lui e insieme abbiamo superato anche questo impatto duro. Ecco. E ha mai avuto sia lei che Giacomo cedimenti, nel senso segnarsi un po' tolo perché mi rimbombo tutta notte. No, dico, comunque sia lei già comunque durante il corso della malattia, anche durante all'inizio quando l'avete scoperto, avete avuto tipo dei cedimenti, non so, tutte le mani. Cioè dei momenti. Momenti di crisi. Esistono sempre, esistono ancora oggi i momenti di crisi, assolutamente sì. Però quando ti fai passo anche il cuore le gioie, cioè, no, è il momento sì e dobbiamo abbastanza superare. Vi racconto una cosa. Allora, a 18 anni, nel 2003, quindi 15 anni fa, era in ospedale con la diagnosi di pochi giorni e mi è stata detta una frase che non mi potrò mai scordare, con il dottore che mi disse: tra 10 anni andrai sulla sedia a rotelle. E è una cosa davvero davvero forte, tanto. Questo è stato difficile, però io dico che non me ne importano mezzi. A giugno stavo in ospedale, a agosto stavo a Reggio, perché non devo fermarmi, non bisogna
mai fermarsi e perdere tempo, mai. Fare tutta la vita, sempre, a qualsiasi età. Ho 18 anni con queste parole, non mi importa niente. Ho 65, 75, 80, vado a parlare liscio. Qual è il problema? Sto vivendo. Non vivi se non sai di vivere. Io sto vivendo. Tutto. Se dovesse descrivere Giacomo in tre aggettivi, quali utilizzerebbe? Tre. Non bastano, vabbè, però. Se io te ne dico uno che vale per tanti, magico. Ah, sì. Mamma, mi devi portare il resto che sirve chiaro, ha dato 90 euro. Se passi poi prendiamo un caffè insieme, va bene? Va bene. Aspetto, eh. Fondamentale il caffè. Aspetto dopo. Arrivo. Siamo senza. Ciao Ri. Vogliamo chiudere il momento? So, forse lei è un ex di telespante. No. Allora, vorrei fare una piccola parentesi dicendo che io alla fine delle mie puntate tutte dico una cosa, ovvero buona vita a tutti. Con voi dirò un'altra cosa, dato che siete giovani. Vi dico buona crescita a tutti.